Siamo all'interno dell'auditorium che il governo giapponese ha realizzato subito dopo il terremoto del 2009, realizzato per il conservatorio Casella dell'Aquila, un'opera d'arte più che un edificio realizzato e progettato dall'architetto giapponese Shigeru Ban. Ed è in questa struttura, che ancora non apre al pubblico perché ha bisogno del collaudo ufficiale, noi questa sera ospitiamo con Aquilani Luciano D'Alfonso. Buonasera D'Alfonso. Buonasera. Grazie per averci accettato questo invito. Noi in questa trasmissione ci occupiamo di ricostruzione dell'Aquila, non soltanto dal punto di vista fisico strutturale, ma anche e soprattutto dal punto di vista della ricostruzione del tessuto socio-economico. Ma prima di sentire quello che è il suo pensiero riguardo a quello che ci è accaduto, e anche se ha qualche idea riguardo, volevo sapere che cosa ha fatto tutto questo tempo. Lei dal dicembre del 2008, diciamo che è uscito dalla scena politica, si è ritirato per note vicende in una vita più privata. Poi da lunedì scorso, dopo la sentenza del Tribunale di Pescara, è tornato alla grande. Ma dove è stato tutto questo tempo? In questi 50 mesi ho lavorato, io lavoro all'ANAS, mi sono dedicato anche ad approfondire, a studiare, ho cercato di coltivarmi, perché temo sempre l'attacco della ruggine. La ruggine è una situazione che può colpire anche le persone meglio intenzionate. E allora il rimedio alla ruggine è lo studio. E poi ho continuato anche a dimensionarmi rispetto ai fatti della città e della società, in una dimensione più di proposta culturale, più di suggerimento culturale, perché non avevo una condizione elettiva e non avevo una condizione di responsabilità di partito, perché ho voluto che si precisasse prima il carico delle mie responsabilità. Sono stati comunque anni e mesi che mi hanno permesso di accendere delle luci su fatti che magari in precedenza, per mancanza di tempo, non mi capitava. Per esempio, ho ricostruito la storia dei rapporti tra questa città dell'Aquila, questa provincia, e il marchigiano. Ho rinvenuto un rapporto, diciamo, di amorosi sensi sul piano della solidarietà tra la città di Ascoli Piceno e la città dell'Aquila in corrispondenza del 1703-1704, i capi famiglia di Ascoli che si sono stretti per accogliere le espressioni familiari, economiche di questa bella città che dobbiamo tutti insieme aiutare a ricostruirsi e a ripartire. Così come ho concepito l'importanza non solo nel Settecento, ma anche prima, di questa dorsale economica, territoriale, infrastrutturale stradale che mette insieme Amatrice, l'Aquila, Leonessa, che mette insieme la città di Rieti, che mette insieme Ascoli Piceno. E siccome io ho simpatia per l'alleanza dei territori, io non postulo la solitudine dei territori, ma il patto, il progetto tra più territori che possono avere un'ambizione in comune o che possono e debbono supportare o contrastare problemi in comune. Come è chiaro, come è noto, anche in Abruzzo ci si sta ponendo il tema dell'alleanza tra l'Abruzzo, il Molise e le Marche. Un pezzo di questa alleanza è scritto anche nella storia della città dell'Aquila, addirittura 400 anni fa, 500 anni fa. E io penso che la vicenda della decisione politica si debba nutrire anche di ciò che è stato nel passato, rilanciandolo, migliorandolo, assumendo energia, assumendo carico motivazionale. In questi anni poi mi sono confrontato con le migliori esperienze di governo internazionale. È venuto per esempio in Abruzzo il sindaco emerito di Barcellona, Pascal Maragai, che è stato uno dei migliori sindaci del mondo. In una stagione è stato riconosciuto dall'ONU come il più bravo sindaco del mondo. Ci siamo confrontati con Massimo Cacciari sull'Europa e su che deve essere il rapporto tra l'Europa e le città, perché per esempio io non condivido che ci sia questo ossequio da parte delle città, dei governi e degli stati membri nei confronti del dettato dell'Europa, per esempio sul tema del patto di stabilità. Una distinzione tra gli investimenti che devono dare luogo alle infrastrutture e le spese che invece servono a mantenere in vita gli apparati, le spese degli apparati cadano vittime del patto di stabilità, ma le spese, gli investimenti per le infrastrutture devono essere extra quota. E una città come l'Aquila ha bisogno molto della flessibilità normativa,
di un adattamento delle norme del sistema Europa, perché questa è una realtà che ha bisogno di un lasso di tempo per ridotarsi di ciò che serve per competere, per correre. In questo lasso di tempo, che è fatto di tempi anche medio-lunghi, c'è bisogno di una flessibilità normativa, di una dedizione normativa dello Stato membro e anche dell'Europa, e su questo la politica deve fare molto, una politica fatta anche di gesti convergenti. Prima però di parlare dell'acqua e di politica, vorrei parlare di D'Alfonso Uomo. Quali sono stati i suoi stati d'animo in questi 4 anni e mezzo? Si è sentito abbandonato, tradito? No, mi sono quali sentito... Quali sono stati i suoi sentimenti? Mi sono sentito come... Mio padre mi ha insegnato anche a rilevarmi, a ridosso di quei giorni dolorosi ho ricevuto la visita di mio padre, che è una persona che naturalmente ce l'ho in mezzo al cuore, e mi ha aiutato a dare le proporzioni al fatto, dicendomi: di sicuro quello che è accaduto a te non poteva accadere a tua nonna contadina, perché una vicenda di rilettura penalistica delle decisioni di un amministratore può capitare ad un amministratore, non può capitare alla nonna contadina o a mia madre o a mio fratello che non ha responsabilità pubblica. Raccogli le tue energie, costituisciti rispetto alla certezza della legge e alla terzietà dei giudici, dei magistrati giudicanti che nel corso di questo itinerario stabiliranno dove sta la verità. Cosa pensa della giustizia italiana? Penso, come ho risposto anche a mio figlio Luca, che c'è ragione di avere fiducia, perché alla fine dentro all'ordinamento italiano ci sono anche le garanzie per far prevalere la verità e la ragione. Io credo che in questa vicenda che quindi mi ha riguardato... Si sente una vittima, non si sente trattato male. Io non ho la cultura del vittimismo, non ho detto mai una parola fuori posto, fuori delle aule di giustizia. Il mio punto di vista, rappresentato con competenza dal mio avvocato, è stato fatto conoscere nelle sedi deputate stabilite dalla norma. Mai ho legato politica e vicenda giudiziaria. Quando è stato il mio turno ho detto, ho parlato, ho corrisposto, ho fatto conoscere il punto di vista anche storico del dettaglio amministrativo. E credo che questo, accanto a tanti altri elementi, ha contribuito a ricostruire la verità. Io sono entrato all'interno di questo cammino giudiziario con il lavoro patito della pubblica accusa, che ha fatto il suo dovere a norme date. Poi c'è stato il lavoro intelligente della mia avvocatura, dell'avvocatura della difesa, e poi c'è stato il lavoro puntualissimo dei magistrati giudicanti. E su questo io dico che c'è ragione di avere fiducia. Poi, quando si terminerà il lavoro elettorale per stabilire la nuova classe dirigente del paese, noi una riflessione su alcuni passaggi del procedimento la dobbiamo fare. Per esempio, qual è il concorso delle forze di polizia giudiziaria? Qual è anche la genuinità di quel lavoro? Le esperienze migliori, per esempio quelle americane, se possono essere assunte anche la tradizione italiana, lì gli interrogatori vengono videoregistrati in maniera tale che non ci può essere nessuna plastica aggiunta, nessuna iper possibile rubricazione. Comunque tutto questo ci sarà tempo per sottoporlo a dibattimento scientifico, perché io credo molto a quello che si chiama il discorso pubblico sui problemi riguardanti anche i diritti delle persone. Non credo all'atteggiamento rivendicatorio, vittimista, che incita all'atteggiamento o negativo o aggressivo. Io credo a questo componimento dei punti di vista, segnati da professionalità, da dovizia dei particolari, e soprattutto sono affascinato quando c'è modo di entrare nel merito. Vede, io penso questo: anche il processo di accertamento della verità si alimenta in maniera esclusiva dell'entrata nel merito. Bisogna entrare nel merito, leggere i documenti, inquadrare i fatti, le stagioni amministrative. Io ho conosciuto passivamente un'attività che, se mi viene lasciato passare il termine, si potrebbe definire così: è stata giuridicizzata tutta una stagione di attività politica e amministrativa. Alla fine però forse ci ho guadagnato, nel senso che adesso c'è un bollino blu che testimonia che ho avuto la legittimazione popolare e democratica, candidato ed eletto, ricandidato ed eletto, perché in Abruzzo c'è un problema. Non sempre le classi dirigenti, quando vengono insediate, ricandidandosi vengono elette. Questo è accaduto sempre in Abruzzo. Noi abbiamo un andirivieni
di gruppi dirigenti che non vengono mai consolidati, per la durata di un ciclo democratico che in un ente complesso di governo come la regione servirebbe. Per esempio all'Aquila Massimo Cialente è stato bravo ad avere la conferma e ha dato un calcio a quella specie di stile dei fatti della politica secondo il quale mai si può ritenere che si possa essere rilegittimati al momento di un altro voto. Cialente è stato rivotato, rieletto e riconfermato. È successo anche a me. Al primo turno, la seconda volta, sono stato rivotato in una specie di monocolore appoggiato da una lista civica e con il supporto di un partito che adesso non c'è più. Perché lo dico questo? Quella legittimazione democratica c'è stata dalle urne, poi ho avuto anche una legittimazione dal punto di vista della correttezza delle procedure, perché la sentenza, io la leggo così, non leggo la sentenza come uno strumento per pretendere risarcimenti finanziari e monetari. Come un bollino blu, come dici. Un bollino blu. Noi avevamo meccanismi di accertamento della correttezza delle procedure, il segretario generale, i pareri dei dirigenti, la Corte dei Conti, che per 6 anni ha certificato la correttezza della gestione contabile, il rispetto del patto di stabilità, ma non il rispetto del patto di stabilità non avendo fatto nulla. Io conosco un sindaco nel nostro sistema paese. Ce ne sono tanti. Ce n'è uno. Ce ne sono tanti che non fanno nulla. Del quale non dico né nome né cognome né sito geografico, che invoca il fatto che ha sommato una serie di irregolarità. Ma è facile essere regolari quando non si fa nulla. Vale la regolarità quando si assumono decisioni, quando addirittura si è affaticati dalla quantità delle decisioni e quando la gente poi ti restituisce il consenso. A me è capitato, come ad altri, per esempio anche a Stefania Pezzopane, a Massimo Cialente di nuovo, mi fa piacere dirlo, di incrociare anche la quantificazione del consenso in più rispetto al momento elettorale. Sole 24 ore, per quanto ha riguardato la mia esperienza elettiva di sindaco, ogni anno mi collocava nei primissimi posti nazionali. E questo la dice lunga dell'idea che uno ha della politica. Io non odio i cittadini. Quando vado in un ristorante non temo se ci sono tanti cittadini. Io so che ci sono degli eletti casuali in Parlamento che per andare in un ristorante vogliono sapere quanta poca gente c'è. Meno ce n'è, meglio è. Perché hanno un'idea gentilizia della politica, un'idea patrizia, un'idea altolocata, concepita col porcellum. La casta. Un'idea concepita col porcellum. Loro ritengono che sia una fortuna. Quindi lei si ritiene un politico popolare, lo ha dimostrato perché giovedì scorso lei è stato a Palazzo di Città a Pescara e c'è stato un bagno di folla. Quindi diciamo che questo le ha ridato entusiasmo, stimolo. Sono stato anche a Teramo, andrò a Giulianova, ad Arielli, a Chieti, a Roseto, ad Alanno. Ho ricevuto 17 inviti. Te lo dico subito, ho ricevuto 17 inviti per ragionare di politica, per parlare di futuro, per trovare la corrispondenza di soluzioni esatte a problemi che hanno festeggiato compleanni. Io vedo un problema in questa regione, del quale voglio dire in breve. Mancano all'appello 60-65 mila opportunità di lavoro da circa 10 anni. E non è possibile che questo non ci riguardi, o che addirittura si possa pensare che un decreto che si fabbrichi a Roma di per sé regali risultati sul territorio. C'è bisogno dell'arrivo di un concorso amministrativo, istituzionale, normativo, anche dei governi che più dispongono a livello regionale. Okay. E lei ha qualche ricetta in proposito? Ma innanzitutto stabilire le priorità. Io farei, per esempio, non appena questo sarà possibile, una legge obiettivo regionale che stabilisca le priorità delle opere infrastrutturali che ci riguardano. Per esempio, una per tutte, che per me ha il rango di priorità regionale, è accorciare le distanze L'Aquila-Pescara. Perché io da pescarese, da sindaco della città di Pescara, ho fatto una proposta di legge per precisare il ruolo dell'Aquila città capoluogo di regione, che non significa una dattiloscrittura di inchiostro, significa un potenziamento di strumenti, di risorse, per il ruolo che ha questa regione, questa città regione, non solo per quelli che vivono dentro le mura dell'Aquila, ma anche per quelli che ci vengono per l'erogazione dei servizi. C'è bisogno di fare sì, per esempio, che si potenzi tutto il sistema dello spostamento su gomma, per esempio per la Val di Sangro,
Noi abbiamo un'autostrada senza pedaggi, che è la Fondo Valle Sangro, che serve un pezzo importante della provincia dell'Aquila e un pezzo importante della provincia di Chieti, ma che è un'infrastruttura che ci fa riconoscere ed avvertire a livello di uno spazio sovraregionale, starei per dire nazionale ed europeo, perché i due mari dialogano senza oneri finanziari attraverso quella strada. Mi permetta anche di dire ancora, mi consenta di dirlo, noi dobbiamo far partire una vertenza dall'Aquila per fare in modo che non accada mai più che davanti a un terremoto si debbano inseguire provvedimenti amministrativi, ordinanze. È arrivato il momento di una legge quadro sui disastri e la reazione della pubblica amministrazione, dello Stato, della Regione, del sistema degli enti locali, deve essere precisata questa reazione in una legge che dispone di strumenti amministrativi, normativi, finanziari, di facilitazioni. Il problema che adesso deve essere scritto sull'agenda per l'Aquila, anche a livello di regione, è la rinascita della vita economica. Si costruiscono le mura ed è un dato. Santa Caterina da Siena diceva che la città è fatta delle scuole, delle chiese, delle strade, ma anche della vita della comunità e dell'anima della comunità. E nella vita della comunità c'è l'impresa, c'è il lavoro, c'è la cultura. Non rinasce una città se non c'è la dimensione del lavoro. Il sindaco di Londra attuale, Johnson, dà molta importanza al lavoro per vincere il degrado delle periferie. Un grande sindaco di Catania, Enzo Bianco, quando doveva fronteggiare l'emergenza del degrado, non chiamava i carabinieri, che sono bravissimi e lealissimi allo Stato, bravissimi e lealissimi i carabinieri, ma chiamava l'impresa a portare lavoro, perché con il lavoro dell'impresa c'è la certezza della qualità dei diritti, c'è la dimensione della persona. All'Aquila dobbiamo fare un patto per fare sì che sia facile la vita dell'impresa. Deve essere facile anche il suo rapporto con il suolo, il suo rapporto con la pubblica amministrazione. C'è una norma contemplata nella nuova legge 32 del 2012, la legge per la crescita dell'Italia, che contempla contratti sperimentali della pubblica amministrazione per facilitare la vita delle imprese. Ecco, l'Aquila deve essere la prima città nella quale si sperimentano i contratti sperimentali della pubblica amministrazione per accogliere dentro di sé chi ha un'idea di impresa, chi la vuole ingrandire, chi la vuole irrobustire, chi la vuole internazionalizzare, perché la natalità imprenditoriale fa la differenza tra una città ed un'altra. Invece l'Aquila così non è, come lei saprà sicuramente. E noi la dobbiamo fare L'Aquila sì che sia. Sono 4 anni e mezzo, quasi 4 anni dal terremoto, è ferma, è bloccata, sia come ricostruzione fisica che come ricostruzione del tessuto sociale. Ecco, che idea si è fatta lei? Perché sta succedendo questo? Cioè, non sta succedendo nulla. Perché? Ma intanto io vedo in corrispondenza della città tante gru che comunque cominciano a riempire le pagine delle imprese dell'edilizia che hanno attesa su questo piano. Noi dobbiamo fare sì, per esempio, che si cominci a consumare questa nuova stagione, che è la stagione del protagonismo dei territori per la ricostruzione. C'è stata la stagione centralistica che ha disposto di poteri straordinari, che volge la conclusione, adesso siamo nel passaggio di fase. Noi dobbiamo adesso fornire di tutti gli strumenti necessari il livello di governo dei territori per affrontare, diciamo, in house la ricostruzione, in autonomia, non uso il termine autarchia ma quasi l'avrei voluto sostenere, così come c'è bisogno che si doti l'esperienza amministrativa di questo territorio di tutto quello che è stato concepito sul piano nazionale. Il finanziamento così definito di scopo, con la legge di scopo per riabilitare opere pubbliche che rispondono a domande individuali e collettive, deve trovare situazione all'Aquila. La legge di scopo, lei lo sa che cos'è, io determino una legge che assume uno scopo e il finanziamento connesso è motivato da quello scopo. All'Aquila deve accadere questo, noi dobbiamo attivare meccanismi, e lo chiederemo non col cappello in mano al nuovo governo, in maniera tale che qui si sperimenti il massimo dell'innovativo che si è conosciuto anche altrove, non solo in Italia ma anche in Europa, così come noi abbiamo bisogno. Quindi insomma lei dice che i mezzi, gli strumenti di cui disponiamo oggi qui all'Aquila come nel resto del paese non sono sufficienti per ridare vita, per ridare impulso a questa città. Ce ne sono alcuni. Ricorrere agli strumenti eccezionali. Ce ne sono alcuni di strumenti capienti, per esempio i contratti sperimentali della pubblica amministrazione destinati alla vita delle imprese.
contemplati questi contratti nella legge 32 del 2012, quello nei fatti consente una messa in facilitazione. Però siamo ancora in attesa dei decreti attuativi per fare in modo che i contratti sperimentali vengano praticati a favore di chi ha un progetto di impresa. Vede, io vado sostenendo, e sarà la mia differenza rispetto agli altri, che il protagonista è l'impresa. L'impresa, nel momento in cui trova facile la sua vita, pone anche le condizioni per il nuovo lavoro, per chi deve collocare la sua forza lavoro. Noi dobbiamo fare un patto in maniera tale che ognuno che ha a disposizione poteri e ruoli istituzionali dispieghi la sua competenza per fare in modo che qui vada in onda davvero una stagione di trasformazione di tutti i meccanismi, per fare in modo che chi vuole fare economia lo possa fare, a partire dall'utilizzo del suolo, dal raccoglimento dei pareri, dalla semplificazione procedurale e dal diritto alla velocità. Noi dobbiamo scrivere in alcune aree di questa regione che qui o lì si pratica il diritto alla velocità. E il diritto alla velocità significa che non c'è un atteggiamento di estraneità della pubblica amministrazione, c'è una forma di coinvolgimento senza distinzione tra potere pubblico e aspettativa di quel privato e iniziativa di quel privato. Quando Pasquale Maragai ha rifatto Barcellona, zona degradata nella sua portualità, organizzando il patto tra potere pubblico e soggetto privato, facendo in modo che il patto desse luogo a tempi certi, a reazioni certe, a responsabilità certe e soprattutto ad un clima di fiducia, che è una risorsa straordinaria quando entra in campo l'economia. Noi qui abbiamo fatto l'impossibile tra una pigrizia e una indisponibilità ad assumersi la responsabilità. Abbiamo fatto in modo che si volatilizzasse la fiducia. Senza fiducia una città non si mette in cammino, una regione non si mette in cammino. Noi dobbiamo riaccendere situazioni tali per cui la fiducia torna protagonista. La fiducia è l'elemento spingitore per l'impresa, affinché l'impresa decide di indebitarsi, di sottoscrivere mutui, di assumere personale, di impegnare suolo, di coinvolgere il patrimonio anche familiare. Noi dobbiamo mettere su questo chiarezza. E qui io dico, uso la categoria delle priorità, dobbiamo sapere quali sono le priorità. Una priorità è per esempio una certa dotazione infrastrutturale che avvicini le distanze. L'Aquila, città capoluogo, deve essere facile da raggiungere. Non ci possono volere tempi oltre l'ora per arrivare al mare, per arrivare ad una città gemella che non vive più il clima del conflitto dei decenni passati, perché si possono specializzare le funzioni. Noi abbiamo il porto, un porto con vocazione turistica e commerciale, voi avete la centralità di un potere amministrativo, di una vocazione culturale, che consente anche economia. E su questo, io credo, rioccorre precisare una regia regionale che entri in campo, che si assuma responsabilità, che faccia competizione anche con i poteri di Roma, che dialoghi con Roma, come si dice, con pretesa. Io quando vengo all'Aquila mi ricordo sempre della grandezza di alcuni uomini. Per esempio mi ricordo un grande cittadino aquilano, io lo considero aquilano anche se ha avuto la natalità a Castel di Ieri, Panfilo Gentile. Lui, con la grandezza delle sue idee, è diventato un interlocutore nazionale del dibattito politico. È uno che ha concepito anche i limiti di una certa democrazia, ha concepito i limiti di una certa difficoltà della qualità della rappresentanza. Però lui come faceva a contare? Nato a Castel di Ieri ed è stato uno che ha segnato il dibattito politico nazionale con la qualità delle idee. Vedete, vede anche lei che sta conducendo questa trasmissione, se c'è il difetto dell'idea, neanche le risorse finanziarie ce la fanno. E l'idea è il frutto di un confronto. E che idee può avere una classe dirigente che si candida, che viene assunta dall'alto, che ha in odio la cittadinanza, che non ha possibilità di essere selezionata, che non c'è insomma come dato di partenza la competizione, ma c'è l'allocazione. Io apprezzo molto coloro i quali si sono candidati sottoponendosi alle primarie. E io so qui, all'Aquila, c'è stata una battaglia che ha prodotto anche numeri importanti sul piano delle primarie. So che il sindaco Cialente si è ricandidato avendo vinto una battaglia importante su questo fronte. Ecco perché ci tenevo, e mi fa piacere anche l'accoglienza di questa bellissima sala, di questo auditorium,
che veicola anche un'ambizione, diciamo, di contributo internazionale, perché L'Aquila è una città che deve parlare al mondo. Il dolore che ha vissuto, L'Aquila, che ha vissuto all'Aquila l'Abruzzo, per L'Aquila anche tutto l'Abruzzo, è un dolore che descrive anche il ritrovamento di una identità. È L'Aquila, diciamo, del terremoto del 1703, è L'Aquila del terremoto del 2009, ma è L'Aquila anche dei gesti significativi che in questi giorni vengono scritti sui quotidiani nazionali, come il gesto di Celestino V. Su tutto questo si può riorganizzare un profilo, si può organizzare una linea identitaria che poi dà il meglio di sé quando si fa proposta politica, proposta di decisione. Io mi aspetto che dalle prossime elezioni parta una classe dirigente combattiva all'indirizzo di Roma e di Bruxelles per fare in modo che nell'arco di 8-10 anni L'Aquila ricominci a correre, avendo dentro di sé spazi di vita comoda per i bambini, per le donne, per gli anziani, per la vita scolastica, per la vita dell'impresa. C'è bisogno di ricominciare a vedere in arrivo curriculum che chiedono lavoro all'Aquila e che poi, dopo aver trovato lavoro, danno luogo a intrapresa economica autonoma. E questo pullulare che fa il fascino della città. Io nel 2010, visto che lei me l'ha chiesto, abbiamo tenuto un incontro con Piero Bassetti, che è uno dei più grandi esperti di sviluppo locale in Europa, è un esperto di localismo ma anche di glocalismo. Il localismo, quando si fa a dimensione internazionale, dà il meglio di sé, e lui ci ha sempre spiegato che la vita dell'impresa qualifica la città. L'Aquila non può essere una città senza lavoro e senza economia, altrimenti assomiglierebbe ad un frigorifero. Deve essere il luogo per eccellenza di un lavoro di qualità, e anche il cantiere o i cantieri della ricostruzione devono essere contraddistinti da qualità, da coinvolgimento dell'università, da una puntualità che faccia sì che non accada mai più, perché abbiamo capito anche all'Aquila, per l'Italia, che ricostruire o riparare costa molto di più che prevenire. Non deve più accadere questo, che la distrazione determini spesa, abbandono, disgusto, lontananza dalle istituzioni. Quando mi si diceva: ma molti stanno venendo a Pescara a stabilirci, sì, non va bene. Dall'Aquila, sì, molti. Non va bene, perché ognuno deve vivere dove ha deciso di vivere e non dove è costretto a vivere allontanandosi motivati dalla paura. Tutto quanto questo io lo sento su di me, anche da un sindaco che nel passato si è fatto carico delle sorti di Pescara, ma non ho mai avuto l'idea di una città murata. E sto parlando qui all'interno di una città che non si può pensare murata. È una città delle relazioni, è una città che ci avvicina a Roma, è una città che ci può dare molto se noi tutti insieme facciamo il nostro dovere. Mi sembra che lei abbia parlato in maniera molto puntuale, anche con delle idee, più da non proprio da sindaco di una città importante come Pescara, ma da presidente di regione. Significa che ha archiviato ambizioni da sindaco e sta pensando ad altro? Ma guardi, io ho una grande passione per il buon governo. Mi piace anche cercare di capire come e da dove si può fare bene. Io ho rilevato che oggi un bancone fondamentale per fare in modo che ritornino i diritti nei territori è il bancone dei poteri della regione, perché oggi una regione è il suo bilancio dal punto di vista della finanza pubblica e la sua competenza normativa, come l'ha riformata il titolo V nel 2001, che nei fatti ha creato una statualità regionale. E poi un altro dato è la regione nei territori, la forza del suo protagonismo istituzionale. Ogni mese il presidente della giunta regionale o i suoi ministri regionali siedono a Roma alla conferenza Stato-Regione, e lì c'è il confronto alla pari e si ha la possibilità di contare, di fare in modo che nasca lì una norma nuova su misura dei problemi della tua regione, alla condizione che tu abbia idee da far valere, alla condizione che tu abbia competizione da sprigionare, come fanno in giro per l'Europa le altre figure di vertice del governo regionale. Io penso per esempio alla Baviera. Fino a poco tempo fa seguivo da vicino la Catalogna, ma anche regioni straordinarie tipo la Toscana, l'Emilia, le Marche. Ecco, su questo io spero che si elevi il dibattito prossimo venturo, perché l'Abruzzo ha diritto ad una classe dirigente frutto di una competizione molto in alto.
La ringraziamo, Luciano D'Alfonso. Una battuta finale velocissima, perché siamo in chiusura. Mi diceva, quando l'ho chiamata qualche giorno fa, due o tre giorni dopo la sentenza, di aver ricevuto circa 2000 telefonate. Tra queste, qual è quella che le ha fatto più piacere ricevere? Mi ha telefonato Massimo Cacciari, Giuseppe De Rita, il Vescovo di Chieti, il Vescovo di Avezzano. Ho una cordialità di rapporti anche col Vescovo dell'Aquila, anche se probabilmente il traffico telefonico dei miei due telefoni non mi ha consentito di salutarlo. Mi ha fatto molto molto piacere la telefonata di una signora che si chiama Angela Pignoli, non ha pensione, non ha reddito, è piena di malattie, che fa il sindaco di strada in via Caduti per Servizio. È una delle vie, diciamo, che più descrive il dolore della periferia della città nella quale sono stato sindaco. Questo a descrizione di come il rapporto con le persone rimane in piedi al di là anche dei dolori momentanei, e questo fa piacere ad un sindaco che forse è l'unica funzione pubblica che consente di trasformare direttamente, velocemente, le idee in fatti. E quando le idee vengono trasformate in fatti, tutti si ricordano di te. Grazie, grazie Luciano D'Alfonso, grazie a tutti voi. Alla prossima occasione. Arrivederci.